Benissimo, cari amici, e benvenuti a questa nuova puntata del nostro corso di contrabbasso dal vostro Mr. Sunny Bass, come sempre. Continuiamo i nostri esercizi di tecnica da pagina 106 del nostro metodo Billet, primo corso per contrabbasso. Sono sempre esercizi progressivi, posizione per posizione. Cominciamo con il numero 1. Vi consiglio di farli con delle varianti, ad esempio adesso io li faccio legati a 3, che non è male, è sempre molto utile fare a note legate. Sono terzine, leghiamoli a 3. Quindi partiamo, numero 1. Ora l'ho fatto tutto d'un fiato, ma vi consiglio ovviamente di soffermarvi posizione per posizione e poi di farlo anche nelle altre corde, come indicato appunto nello stesso esercizio che ve lo propone sulle diverse corde, prima, seconda, terza, quarta e quinta, per chi ce l'ha. Adesso, ad esempio, faccio un esempio in terza corda. Lo stesso esercizio in terza corda, però ci soffermiamo in vari punti per vedere dove controllare l'intonazione delle nostre note. Terza corda, partiamo da La, ok, prima mezza posizione, fin qui grossi problemi non dovremmo averne, volendo potremmo controllare il nostro Do dando un colpetto al Sol. Io col primo dito qui do una pizzicatina al Sol e controllo la quinta, controllo se il mio Do è intonato. Poi c'è lo spostamento. In questa posizione potremmo ad esempio controllare il Re bemolle con l'armonico, quarto dito, poi avanti. Qui vado dal Do al Re. Posso controllare il Re. Il Re deve essere uguale alla corda vuota. Poi avanti dal Do diesis. Qui ancora ho l'armonico del Do diesis sotto al primo dito stavolta. Avanti. Qui ho la posizione che mi va dal Re al Mi, quindi primo dito Re, da controllare con il Re vuoto. E il Mi. Abbiamo il settimo tasto, Mi armonico, poi Re diesis. Per controllare questo Re diesis potremmo dare un colpetto al Sol vuoto, Re diesis o Mi bemolle, mi fa la terza maggiore. Avanti, arriviamo al Mi armonico. C'è anche l'armonico al nono tasto del Fa diesis. Fa. Sono andato avanti al Fa, primo dito sul Fa. Per controllare questo Fa posso dare un colpo al Re vuoto e a questo punto c'ho la terza minore. Re Fa. E controllo il mio Fa. Questa posizione mi fa arrivare al Sol col quarto dito e quindi il Sol, se è intonato, mi manda in risonanza la prima corda, che è un Sol. Avanti, Fa diesis, armonico del nono tasto. Questo La bemolle o Sol diesis lo posso controllare facendo una decima con il Mi vuoto. Fa diesis,
E a questo punto la posizione di transizione, che come già vi ho detto nelle puntate precedenti, la facciamo con una diteggiatura diversa, cioè usiamo 1, 2, 3. Cioè dal Sol al La. In questo caso abbiamo il Sol, che anche lui col primo dito mi manda poi in risonanza, mi deve mandare in risonanza il Sol vuoto, e là lo facciamo anche come armonico. Vi consiglio di farlo sia come armonico che come nota premuta per verificare. E poi nel ritorno i controlli sono simili. Andando indietro avete anche in questo caso controlli simili. Stesso lavoro potete fare, come vi dicevo, anche su tutte le corde, non solamente su queste. In ogni corda andate sempre a cercare dei bicordi con le corde vuote o con gli armonici per controllare l'intonazione. Non fatelo tutto d'un fiato così, perché facilmente l'intonazione andrà fuori controllo. Proseguiamo con l'esercizio numero 2 a pagina 107. E vediamo che c'è da scavalcare la posizione in questo modo. Quindi Sol, sono arrivato col Si bemolle col quarto dito, adesso devo passare al Si ma con il terzo dito e avanti così. Ritorno, anche qui c'è da scavalcare la posizione. È abbastanza delicato e vi consiglio di creare un esercizio per concentrarsi proprio su questo salto. Quindi torniamo al punto critico. Io devo passare praticamente tra la seconda e la terza battuta, devo passare dal Si bemolle col quarto dito al Si naturale col terzo dito. Quindi c'è proprio uno scambio di posizione. Dovete immaginare che il vostro Si bemolle, prima premuto con il quarto dito, a un certo punto passi ad essere premuto con il primo dito. Questo esercizio, quarto dito, Si bemolle, scambio il dito, passo dal quarto al primo dito, a questo punto mi trovo nella posizione che successiva, dove avrò da suonare poi il Si naturale con il terzo dito, quindi lo scambio è questo. Questo scambio di dito con la stessa nota. Il gioco che c'è dietro è quello. Per quanto riguarda il ritorno, se partiamo dalla posizione più alta, che come sempre la facciamo con l'1, 2, 3, cioè arriviamo al dodicesimo tasto con il 3 e non come il 4 come indica Billet, abbiamo il Fa diesis con il 3. Ok, a questo punto abbiamo il Fa con l'1 e devo andare indietro di un semitono ma col terzo dito. In questo caso lo scambio è tra l'1 e il 4, cioè mi ritrovo il Fa col primo dito e poi dovrei ritrovarmi il Fa con il quarto dito per poter fare poi il Mi con il terzo dito. Molto delicato, molto critico, però è quello che mi porta poi a fare questo Mi intonato possibilmente con il terzo dito. E così via. Andando indietro ancora, ok, mi trovo Mi bemolle. Quindi qui lo scambio era tra Mi bemolle. Se
sul mi bemolle, prima col primo dito, scambiandolo, in modo che mi trovo poi il re col terzo dito. Potete tentare di affrontarlo in questa maniera per chiarirvi un po' le idee. Anche questo, come tutti, è da eseguire poi anche sulle altre corde. Vediamo ora il numero 3 a pagina 108. Lo vediamo sulla seconda corda, anche lui è da fare su tutte le quattro corde. Proviamolo sulla seconda. Anche qui c'è uno scambio di posizioni in questo modo. Delicato anche lui, andando avanti, cioè nella prima parte progressiva, abbiamo questo scambio di dita. Ok, si parte con re, re diesis, mi, e fin qui ok. A questo punto c'è lo scambio, sono arrivato col 4 sul fa e devo andare indietro di un semitono ma con l'1, quindi c'è lo scambio di posizione. Praticamente lo scambio è su questo fa, dovete immaginare che dal 4 dovete passare al 3, quindi potete fare re, re diesis, mi, fa. Pensare allo scambio, pensare che il fa si passa dal 4 al 3 e quindi avete l'1 sul mi e così via. Cioè si stringe la posizione, ma potete pensare proprio allo scambio tra il 4 e il 3. Tornando indietro invece, partendo dalla posizione più alta, c'è proprio da fare un passettino indietro di un semitono, quindi vi consiglio di fare tutti i controlli del caso. Qui ad esempio sono passato al si, che c'è il suo armonico, si bemolle, arrivo al do, posso controllare do con il sol, la, armonico, sol diesis. Per controllare questo sol diesis c'è il mi, un colpo sul mi e avete la decima, mi sol. Andate indietro al sol, corda vuota che va in risonanza, fa diesis col suo armonico, pe di controllo. Eccetera. Passiamo ora al quarto esercizio, pagina 109, anche qui con degli scambi di posizione. Si parte dal La in prima corda e si avanza di un semitono. Andando indietro leggermente più complesso, perché andiamo indietro sempre l'ultima posizione, la cambiamo, facciamo 1, 2, 3. Qui c'è lo scambio. Ecco, in questo punto lo scambio è fra il... vedete? Faccio sol, fa, diesis, fa. A questo punto devo andare al sol bemolle con il quarto dito. Stando in questa posizione lo troverei sotto il 2, no? Quindi lo scambio tra, in questo caso è tra il 2 e il 4. Poi, per tutte le altre posizioni a seguire, lo scambio è fra il 3 e il 4. Adesso lo sto facendo proprio facendo sentire lo scambio, eccetera, perché il risultato sarà poi questo. Mi bemolle, re, controlli.
fate frequenti controlli perché l'intonazione ovviamente è sempre critica. Facciamo un esempio sempre con l'esercizio 4, proviamo a vedere cosa succede a farlo in quarta corda, perché vi ricordo che sono da fare su tutte le corde. In quarta corda vi consiglio sempre di uscire bene con la vostra posizione e lasciare libere le corde, le altre corde, di risuonare, anche perché la loro risonanza diventa un feedback, un aiuto a voi per l'intonazione. Quindi andiamo a vedere in quarta corda, partiamo dal Fa diesis, Sol, La bemolle, Si, Do, anche in questa progressione troviamo tutte le note per controllare la nostra intonazione, che è dal Fa diesis. Qui abbiamo il Sol che ci manda in risonanza al Sol vuoto. Abbiamo il La bemolle, armonico di controllo. La, la terza corda che risuona. Arrivati al Si, abbiamo il settimo tasto, il suo armonico di controllo. Il Do, se vogliamo controllarlo, un colpo al Sol, abbiamo la quinta Sol, Do. Do diesis con tutti i suoi armonici, sia sul Si che sul Do diesis. Quando arrivi al Re, hai il Re vuoto che ti risuona. Tornando indietro, anche qui c'è il problema poi dello scambio. Si, armonico di controllo, Si bemolle, La, La con La di controllo, La vuoto. Uscire bene, ruotare bene intorno al manico, al pollice, in modo da lasciare libere le corde di risuonare. Andiamo ora avanti, passiamo all'esercizio numero 5, pagina 110. Questo è un esercizio che ci presenta sempre una nota di pedale, cioè la corda vuota, quindi abbiamo anche un riferimento, diciamo, di intervallo sicuro, cioè la corda vuota. Poi, andando avanti posizione per posizione, possiamo sempre trovare i nostri riferimenti per controllare l'intonazione delle varie posizioni. Quindi io vi consiglio sempre di farle con le varianti legate. Io adesso mantengo la variante numero 1, cioè legate a 6, numero 5. Avanti, quindi c'è questo interessante rapporto che sempre con la corda vuota che ci aiuta a intonare, però come dicevo vi consiglio di controllare spesso l'intonazione tramite armonici e bicordi. Vediamo ora rapidamente sempre il numero 5, ma in terza corda, poiché è da fare su tutte le corde come tutti. Vediamo un po'. In terza corda partiamo dalla prima mezza posizione che ci vede il quarto dito poi sul Do. Adesso Do diesis,
Sol, Sol diesis e La col 3. Poi c'è il ritorno, parto dalla posizione più acuta e quindi avrò il Sol sotto al primo dito. Controllo, Sol vuoto, mi controllo, ok. Fa diesis, Fa, Mi, controllo, sono al settimo tasto, armonico. Quarto tasto, armonico sto il primo dito, do diesis. Vediamo ora il numero 6, pagina 112, quartine legate a 8. Scambio. Scambio. Scambio, sono al Si, controllino, armonico del quarto tasto. Do, Re, controllino su Re, armonico settimo tasto, Mi, nono tasto, armonico di controllo. Posizione con l'1, 2, 3 e non con 1, 3, 4. Ritorno. Scambio. Sol bemolle. Per controllarlo, il Re, che ci dà una decima. Scambio. Cambio sul Mi, controlliamo il Mi, è il nono tasto, armonico del nono tasto, oppure l'armonico alla terza corda che è la stessa nota. Sono su Re, il ritorno è più complesso decisamente. Controllo l'armonico al settimo tasto. Scambio sul Do diesis. Scambio sul Do. Controlliamo. Quinto tasto, armonico. Si. Quindi Si bemolle. Parecchio complesso, specialmente nel ritorno, avete visto che l'intonazione è critica, dovete fare spesso controlli e purtroppo non fidatevi del primo spostamento che fate perché facilmente sarà da aggiustare. Come ultimo proviamo sempre il numero 6 direttamente in quarta corda, ovviamente è da fare su tutte le corde in modo indifferente.
proviamone in quarta, che è la corda più impegnativa per le nostre mani. Usciamo bene, ruotiamo bene intorno al pollice. Fa diesis, il primo. Sono al sol diesis, armonico di controllo, lo stesso sol diesis, quarto tasto. Sono al la, se è intonato mi manda in risonanza la terza corda. Settimo tasto, armonicone del settimo tasto che suona benissimo e ci aiuta. Sono al do diesis, armonico del nono tasto. Sono al re, ultima posizione, che facciamo con l'1, 2, 3. Il re, corda vuota, ci va in risonanza. Il ritorno, vediamo come ce la caviamo, dal mi. Scambio. Scambio sul re, controlliamo, il re vuoto risuona, sì, andiamo avanti. Vediamo l'armonico sotto il primo dito, siamo al si sotto il primo dito, fa abbastanza bene, passiamo al do, quarto dito do, controlliamo questo do con il sol, sì, un colpetto sul sol vuoto, e la quinta con il do. Scambio sul si, quarto dito. Si bemolle. Vediamo questo sol diesis, primo dito. Non era perfetto. L'armonico deve suonare in modo chiaro. Era crescente. Cambio, corda vuota là, sol vuoto di controllo, esatto, di controllo, ecco, come vedete sono sempre da aggiustare, sono sempre da controllare, poi a forza di farli e rifarli migliorerà sempre di più l'intonazione, sarà sempre più sicura, però è importante farli con frequenti controlli, insisto sempre su questa cosa perché altrimenti sono un po' inutili a far andare le dita inutilmente. Sì, magari vi sentite dei virtuosi perché lo fate a gran velocità, però l'intonazione sotto è da controllare e la potete controllare quando andate più lentamente, perché allora sì, vi potete soffermare sulle corde vuote, sugli armonici e cercare di perfezionare. Niente, spero che questa lezione vi sia stata utile. Dal vostro Mr. Sunny Bass, grazie e alla prossima!